Pace e bene a tutti. Catechesi seguendo la liturgia del giorno. Quaresima, terza settimana, giovedì. Nella Quaresima il Signore ci chiede di purificare molto, molto il nostro cuore. Ci dice il Salmo 94 che oggi la Chiesa ci offre tra le due letture: non indurite il vostro cuore. Ecco come la parola di Dio che ha purificato Israele, il popolo santo del Signore, giunge oggi a noi per purificare i nostri cuori. C'è un ordine, questo ordinai loro agli ebrei. A noi oggi, ascoltate la mia voce, sono il vostro Dio, camminate secondo la strada giusta, i miei comandamenti. Ma essi non ascoltarono, si ostinarono nella loro posizione di malvagi. Invece di seguire me, mi hanno voltato le spalle. Dice il Signore con questa pagina del profeta Geremia: eppure io li ho salvati dall'Egitto, dalla schiavitù, ho mandato i miei servi, i profeti, ma loro sono di dura cervice, di testa dura. Tu parlerai così, dice il Signore a Geremia il profeta, ma non ti ascolteranno. E allora dirai anche quest'altra cosa: è una nazione che non ascolta il suo Dio, non è fedele al patto dell'alleanza. Il Signore tutto questo non lo dice solo per ricordarsi ciò che è stato il peccato di Israele, la resistenza, la durezza del loro cuore, ma lo dice a noi, perché noi dobbiamo sciogliere il nostro cuore in sentimenti di amore, delicatezza, dolcezza, corrispondenza all'amore infinito di Dio. Gesù, che è il Figlio di Dio, la parola vivente del Padre, oggi nel Vangelo di Luca lo vediamo che scaccia un demonio muto. Lui è la parola, il demonio è muto. Non vuole farci ascoltare né vuole che noi riportiamo la parola del Signore nel nostro tempo. Alcuni esultano, la folla, altri invece hanno un giudizio pessimo. Dicono che Gesù scaccia i demoni perché dipende dal capo dei demoni, Belzebù. E Gesù risponde loro facendoli ragionare: ma se un regno è diviso in se stesso non si regge. E se uno si crede tanto forte come il demonio, ma non sa che uno è più forte di lui, viene, è il Signore il più forte di tutti. Allora lo sconfigge, prende tutte le armi in cui il nemico confidava e spartisce anche il bottino. Gesù poi conclude dicendo: volete stare con me o contro di me? Chi non è con me è contro di me. Chi non raccoglie con me disperde. Quanta gente oggi segue il mondo, non segue la parola di Dio, non l'ascolta, indurisce il proprio cuore, si crea una realtà ben diversa dal regno di Dio. In realtà segue, sì, c'è un regno. Il regno di Satana. Sant'Agostino diceva che c'è la città di Dio, ma per contrapposizione colui che scimmiotteggia Dio e Satana c'ha il suo regno dove prevale solo l'odio, la cattiveria assoluta. L'uomo di oggi è ancora su questo terreno di libertà in cui può scegliere il bene, seguire quindi la voce del Signore, e purtroppo potrebbe seguire anche il male. Seguiamo la Vergine Maria, che come un diamante purissimo ha accolto, potremmo dire, tutta la luce di Dio,
nella sua fede. E questo diamante riflette quindi la luce che è quella del Signore, la sorgente solo del Signore, e lei è come uno stensorio vivente, il suo grembo immacolato e il cuore di tutto l'universo. È il suo amore, l'amore di Dio che è in lei. È un amore sponsale, potremmo dire infinito, perché lei è stata sposata dall'Altissimo e concepì per opera di Spirito Santo. Quando si concepisce c'è lo sposo divino e lo Spirito Santo, l'infinito amore, chiamata a questa comunione celestiale, la riversa anche su ciascuno dei suoi figli. Siamo chiamati così, attraverso l'Eucaristia, attraverso lei, donna eucaristica, a riproporre e rivivere la comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e perché no, anche la comunione dei santi, tra cui primeggia la stella di ogni evangelizzazione, che è Maria, Maria di Nazareth. Scenda per tua intercessione, o Vergine Madre, Maria di Nazareth, Madre della Chiesa, su tutti noi la benedizione celeste, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Insieme all'abbraccio, potremmo dire pasquale, di Maria, che è una felicità immensa, un figlio tra le braccia della madre. Pace e bene a tutti.